Signore e signori. Ladies and gentlemen. Risignori e risignore. E madame e monsieur. Siamo molto felici di essere qui. E molto contenti di star per dire. Essere lusingati in quanto tale, cosa vuol dire stare per dire? Non lo so, con quel piglio che ci... contraddistingue. Esatto. Qui dagli studi... di Milano in via Belli, ma restiamo qui. Una traversa di Viale Padova. Esatto, si può arrivare anche dalla tangenziale est uscendo da Palma Nova. È comodo ovunque. Dagli studi, dicevo, di... Cine Video. Non lo so, lo sapevi te. Cine Video Audio. Cine Video Audio. Dagli studi di Cine Video Audio. E scenografie. E con grande orgoglio... che noi vi presentiamo... la signora Daria... Bignardi! Che onore! Grazie, grazie! Buonasera, come va? Tutto bene? Ciao, di più, potete... di più! Dai, dai! Grazie! Potete venire tutte le puntate? Ci possiamo sedere? Sì. Vai, Ale, mettiti! È bellissimo! No, perché una delle... ha visto che presentazione? Ma una delle cose che mi fanno più fatica, oltre ai tacchi, è... il lancio dell'ospite, che mi viene sempre malissimo. L'abbiamo fatto noi allora, quindi. Venite abbiamo... sempre? Noi ci lanciamo da soli. Ah, che bello, mi cambia la vita. Abbiamo fissato solo una tenda qui in fuori nel cortile, una canadese, resterò qui. Comodo, comodo, no? Comodo. Tanto Cologno non è lontano. No, no. Prendi la tangenziale. Esatto, sì. Allora, abbiamo una cosa in comune. Sì. Sapete quale? No. Vediamo. Provate a indovinare. Una cosa in comune. Una cosa in comune. Molto in comune. Il cognome, l'iniziale, Bignardi, Besentini. Lui, Villa però, no. Villa, no. Cosa potrebbe essere? Cosa abbiamo in comune? È un gatto, no. La residenza, no. Cittadina. La sigla. Iggy Pop. Manco sapete di avere Iggy Pop nella sigla. No, siamo arrivati dopo la sigla. non l'ho sentito. Iggy Pop. Iggy Pop abbiamo, dai! Terza puntata del vostro sketch show. Esatto. Sì. Seconda puntata del nostro, l'invasione barbariche. Tutti con Iggy Pop nella sigla, non è meraviglioso? Ma è bellissima, bella sta cosa. Ma che bella, molto bella. Evviva! Viva gli Iggy Pop! Buonasera. È incredibile. Chi sono gli Iggy Pop? Sono quelli della sigla. Last for Life è la vostra. La mia più bella è TVI, ma insomma... Non è squadra la scrivania, però, lì. Sì, infatti. Perché tu sei architetto? No, no. Ah. No, però lo sta diventando. No, però... mi piacciono le cose precise, non è squadra. È vero, Ale? Sì, no, lui fa diventare matto queste cose qui, questo taglio, quell'angolo lì che manca. No, poi qui che... fuori, può mandare al Paolo Pini tra un minuto, guarda. Sì. Perché sei tutto precisino? No, però quello mi dà fastidio. Tu riesci tutte le sere... Ma guarda, è la seconda puntata, quindi ancora... Falla girare. Io falla poi stuccare, gli falla oggetti falla non c'è una bolla? Ci metto molto a... Sì? Quindi in realtà... è bella però, no? No, è bella. Molto bella. Sì, è rossa, tu sei nera, è perfetta. Vero? Ah, perché tu sei milanista, immagino. Sì, deduco. Sì. Ma sì. Senti gli interisti in Bravi. Sala che io ti sono interista, invece. Infatti sei nerazzurro, guarda. Vabbè, ecumenici, però. Uno per milanista, ridere. Un interista. Si fa per ridere, no? Ah, quindi in realtà cosa tenete? Milan. No. Tutti e due. No, no, io Inter, veramente, no, non sto scherzando. Uno Inter, no. Siamo il derby del cuore. Io molto milanista, lui molto interista. E quindi vi menate oppure siete così? Ci prendiamo in giro, goliardicamente. Sì, li tiro dei razzi. Sapete che io non so neanche come sta andando il campionato? Non lo so neanche io. Dai, parliamo d'altro. Quindi non bene per l'Inter. No, è vero, bene. Sì, abbastanza bene. Abbastanza bene. The Sketch Show, in order martedì sera, come sta andando con la sfida con X Factor? Perché abbiamo messo contro X Factor, che un po'... No, è loro che hanno messo contro di noi. Ah, scusa. No, dai, sto scherzando. Ma noi andando bene. Sta andando bene, noi siamo... Andando bene, no? Cioè, siete saliti dalla prima puntata sempre di... 2 punti a puntata. Hai visto? Grande successo. Se ne facciamo 20, pensa di quanto saliamo. Sanremo. Esatto. In realtà ne faremo 8. No, noi siamo molto contenti. Avete visto Luca e Paolo a Sanremo? No. E voi quando è che vi fanno fare? Noi siamo già stati a Sanremo con Bonolis. A presentarlo? No, io non lo sapevo. No, siamo stati ospiti, no, 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 beh, no, no, loro proprio almeno ho capito, magari ho capito male io. Che bravi. Non vi risulta? No, loro sono bravi, io. Ma sono bravissimi. Mica... Ma non sapevo. No, perché voi siete allora un po'. Non so come definirvi. Cioè... di testa e non di come ha detto Grasso. Di testa, che vuol dire? Che vuol umorismo dire? Intelligente, inglese, non facile, non per tu. Dai, è un gran complimento. Ma involontaria la cosa, ci esce. Un tutto... gran complimento. Cioè esce, ma non è un merito nostro. Cioè, l'ha fatto piacere. Sì, sì. Umorismo no, di testa, non quello di pancia. Però fa ridere anche quello di pancia. Quello lì fa ridere anche quello. Non è che... Come dicevo, più da ictus che da infarto, insomma. Sì.
No, siamo contenti. No, siamo contenti di Sketch Show, a parte le sfide che ci interessano relativamente. Però ma quanto ci mettete a fare una puntata? 100 anni? No, ci abbiamo messo quasi 2 anni. Immagino, è tutto fatto di sketch. Abbiamo girato 410 sketch in esterno e 50 in interni, in 8 settimane. A me ha fatto molto ridere quello dell'ascia, degli indiani. Quello l'abbiamo improvvisato lì, penso. No, veramente? Sì, sì, sì. Beh, non è che me lo rifate? Perché io parlo sì, perché eravamo seduti dopo un po'. Ci sono degli indiani che fumano un calumet e se lo passano. Prego. Io a un certo punto arrivava il mio calumet e glielo davo a lui. Io avevo l'ascia. No, Piccio, no. Ce l'avevo io l'ascia. Avevi l'ascia? Io non lo ricordo bene, hai visto? Tu prendevi, mi dicevi... Io prendevo l'ascia. E io però... L'ascia? No, io prendevo un'ascia e gli davo l'ascia, no? Dicevo, a me ha fatto molto ridere. Lascia. Allora gli lasciavo l'ascia e prendevo un'altra lascia. Lascia perdere, io dicevo. Era più o meno così, no? Ma veramente, eravamo lì a aspettare, mi ha detto, dai. Ma scusa, allora come doveva essere la gag? No, perché ne avevamo altre da fare. Ah, questa allora l'abbiamo, insomma, improvvisata. Sì. Beh, improvvisata, buona la prima, dovreste essere ormai il re dell'improvviso. Ricordate che l'altra volta che siete venuti io cercavo di farvi improvvisare. E noi non l'abbiamo fatto, ti ma ricordi? Non è che siete tanto prestati. No, perché arrivavamo veramente da 3 anni dove... Poi giri, quando cammini per strada la gente ci prova. Oh, guarda, fai così. Ma sì, ho capito, me lo faccio di lavoro. Io supermercato adesso... Faccio la spesa che vuoi tu. È vero, a me è capitato. Ale, sei tra la pasta. Prendi, comprene 9 kg. Cioè, scusami, non posso mica andare avanti a vivere così, cioè. No, ma davvero? Mi sì, sì, è vero, a me sì, facendo la spesa. Stai scegliendo i fagioli, dicevo, ma chi è che è? E sono girato e c'era un signore dietro che faceva, stai scegliendo i fagioli, sei dubbioso. Non capivi. Allora il destino del comico che tutti gli chiedono di rifare. No, infatti, poi non so più neanche la realtà qual è, perché magari uno mi dice sei un cretino e non lo sai. Allora non so se mi sta offendendo o se devo farlo, capito? Cioè, quindi, buona la prima, appunto, successone vostra. Eravate circondati da un harem di donne, Anna Falchi, Belen, Canali, Sagosti. Questo... Stavolta solo Katia e Giulia Bevilacqua. Beh, ma... Non so, togli questo solo, perché sono due donne no, straordinarie. Sono due, in confronto due dici come nuova, sì. Ma sono due attrici bravissime. Poi Anna Falchi e Luci Lagoste sono incinte, anzi, Anna Falchi può stare... Non c'entriamo Palma. Niente, non c'entriamo. È vero, adesso... È vero. Giuro. No, Giorgia era incinta durante la trasmissione, per cui portiamo... Siamo una coppia della cicogna. Sarà così. Sarà così. Sì. Tu come va? Quando vai a casa fai il test. Io... Ho già tanto. È la seconda intervista. Quindi... Hai ragione. Esatto. Saranno due gemelli. Due gemelli. Che bello. Chiami Ale France se nascono. Ma sicuro, guarda. O Sky Show. Ale France, meraviglioso. Prenderò una coppia di criceti. Li bello. Che belli questi veglieri, Venerdì 15 ottobre sarete al Teatro Apollonio di Varese con lo spettacolo Aria Precaria. Sai tu. Prima però volevo... Che adesso vogliamo ribattezzare Daria Precaria. Ti piace? Ve ne prego, ci tengo. Questa è bella. Daria Precaria, in onore tuo. Siamo tutti precari su questa terra, esatto. E quindi mi riconosco in pieno. E lo è anche l'aria, per quello che l'abbiamo intitolato così, nel senso che l'aria... Perché l'avete intitolato così? Perché l'aria è precaria, nel senso finché ci sei c'è l'aria. Ho letto che avete dato un altro titolo, ma ce l'aveva già un altro spettacolo, sì, non fate i furbi. Un po' casino lì. No, ma sai, capita sul lavoro. Sushi, come lo volete chiamare? Suscidiamoci. Che ci piaceva. No, è più bello aria precaria. È più bello aria precaria, a me, perché io odio il sushi, non mi piace. Quindi per me è un suscidarsi mangiandolo. E quindi ci era venuta in mente questa cosa. Mandiamo uno zic di vostre cose televisive, giusto per rinfrescare la memoria. Mandiamo questo zic. Mandiamolo zic. Lei sa come si controlla la prostata? Sì, non riesco a non agitarmi. No, non c'è motivo per agitarsi. È un esame, è un controllo normalissimo. Quindi se gentilmente ora può andare a spogliarsi, anch'io mi preparo. I nostri figli saranno dei pesci, o ariete, perché se nascono dopo la mezzanotte ariete. Lei preferisce pesci o ariete? È indifferente, guardi. Ma si sa, se i bambini nascono pesci, i pesci si sa che sono più razionali, più concreti, mentre l'ariete è un po' più sciocchino, giocarellone, sognatore. Cioè, mi stai dicendo che se nasce prima della mezzanotte può essere un ingegnere nucleare, un minuto dopo un teletubbies dell'ariete? Ale, tenere le carte in mano è una cosa che sanno fare tutti. Tienile con altre parti del corpo e vantatene. Dai! Vuoi sbucciare le patate questa sera? Lo faccio. Vedi? Adesso tocca a te giocare per primo. Cosa tocca a me?
Franz, spieghi le regole del rubamazzetto, ma ti confondi con quelle del basket. Il re di fiori si scarta da qua. Non lo sapevi? No. Ma con chi hai giocato? E quindi voi ridete rivedendovi. Raramente, che bello. Raramente, no, non mi ricordavo più quella roba delle carte, la carta nella... Hai visto la comicità di testa intelligente? L'hai vista? Molto. Inglese, inglese, però, molto inglese, sì, sì. E, c'è un dialogo in aria precaria tra voi due molto anziani. Sì, molto anziani. Come, cioè, Ale, descrivi Fran, io mi ricordo mai chi è Ale, chi è Fran. Io sono Ale. Tu sei Ale. Io sono Fran, ma se vuoi ci invertiamo. No, Ale, no, vi steccherete anche, perché immagino lo dicono in tanti, no? No? Ci chiamano, no, fichi d'India, ficarre piccoli. Tutti l'altro modi. Giorno ero a Livorno, mi ha detto, tu sei Paul? Mi ha detto, Paul, in che senso? Ho detto, Ale Paul. Poi una volta mi hanno detto, alias and friends. Alias and friends, cioè, beh, la gente si confonde. Quindi non è grave confondere. No, no, Fran, quindi tu sei... Ah, quello bello è Franz. No, sì. Questo ve l'ho detto anche l'altra volta. Sì, sì. Dico, mi ripeto. No, problema, mi ripeto. Per adesso quello con i capelli, fra un po' mi sa che andiamo pari anche lì. Quindi. E quindi come sarà Franz a 65 anni? Beh, l'anno scorso, scusami. No, Franz... Lo vedo un po' così, allora come stai? Ciao, pronto? Dov'è che andiamo? Franz, non sai più giocare a carte, usi a rubamazzo come il banquet. Così, lo sento parlare così. Lui. E lui? Lui è morto a 65. Questa è di testa, questa è inglese. Guarda come la sta somatizzando. L'ha presa bene. Io che lo conosco bene. L'ha presa bene. Posso io andare via un minuto prima per regargli la macchina? Va. Cioè, qua, dopo tu fai due chiacchiere, io vado e gli tiro una chiodata sulla fianca. Io lo tengo fermo. Ho scritto la data in cui morirà anche. Che io so tutte le cose che innervosiscono, ed è una delle cose che mi piace tanto, è farlo innervosire. Una delle cose più belle è in aereo, farlo innervosire in aereo è una delle cose... Perché gli viene l'attacco di panico? Sempre. È un po' sì. E, allora, e tu cosa fai? Gli dici, no, sento, magari, che c'è una turbolenza. Una delle cose che faccio è quando guarda di là, provo a guardare di là. Ma quello darebbe fastidio oppure, a chiunque. È uno psicopatico, cioè darebbe fastidio a chiunque. Oppure una delle altre cose che lui si guarda sempre un po' ansioso, io gli dico, no. Cosa? Gli faccio, no, no, non è un bel, non è un bel volo questo. Allora io lascio i comandi e comincio no, a agitarmi. No, è vero, dai. Allora, una volta mi ha detto, no, ma tranquillo, se è il tuo momento, è il tuo momento. Io gli ho capito, cazzo, ma se è il momento di quello là, cioè... quello là in fila 9, ci sono su anch'io se è il suo momento. Cioè, una volta una bella battuta di testa che mi ha fatto Ale su un aereo, la ricorderò per tutta la vita, eravamo partiti, andavamo a Parigi, eravamo decollati, sono passati a darci da mangiare. E io gli ho detto, hai fame? Mi fa, cazzo. Ho fame a 3.000 metri in montagna, figurati a 10.000. Cioè. Ma lui sull'aereo... È meraviglioso, meraviglioso. Cioè, quindi voi nella vita vi fate le battute, ridete, sghignazzate. No, mi fa tanto ridere. Infatti quando spesso siamo, non so, in tre con l'accompagnatore, mi dico, lascialo stare, ma mi piace proprio tanto. Quindi oppure, tu sei quello cattivo dei tuoi, no, non quello no, bello. No, lui mi diverte metterlo, non so, ti dirgli... tormenta, dillo a me sì. Che ti difendo io. Come, cos'hai? Dimmi le sue, cosa gli dà fastidio, dimmi. Cos'è che Ale? Vabbè, cosa mi dà fastidio di lui? No, a lui, che cosa dà fastidio che lo tormentiamo? No, niente, a lui non dà fastidio niente, porca di una miseria. Mamma mia, che nervosa che fai venire. Basta le gomitate sul naso. Le forti danno fastidio. Cos'è che hai? Sei pallido, Che cretino che sei. Siamo sull'aereo adesso. No, ma lo faccio per scherzare in realtà. Una curiosità sempre sul vostro spettacolo teatrale. Ultima data venerdì 31 dicembre a Milano. Ma chi è che va a teatro a Capodanno? Noi due. Ne facciamo due. Due parenti. Facciamo due spettacoli il 31, uno pomeriggio e uno la sera. E quindi... Pomeriggio per noi. È una scelta, però cosa fai a Capodanno? Vado a teatro anche a sentire, cioè, le frasi. Anche l'anno scorso eravamo in teatro a Legnano. E a mezzanotte cosa succede? Io vado via. No, c'è tanta gente che perché va a teatro. Non sopporto le cose molto emotive, i baci, gli abbracci. Tanta gente che vuole fare il Capodanno di testa va a teatro. No, tanta gente, c'è tanta gente. Per rimuovere. In effetti io sapevo, sì, di gente che andava al cinema, proprio ignorare. Ma non è brutto Capodanno teatro, comunque vedi uno spettacolo, fai il brindisi e poi... Ah, lo fai comunque. Sì, sì, sì. E al cinema no, proprio vedi il film. Al cinema non sono mai stato, però a teatro, quindi. Certo. Un po' più... Dovremmo proiettare lo spettacolo. A cinema devi andare a vedere un film, magari su qualche, non so, sullo shuttle, che almeno a un certo punto c'è 10, 9. E ti senti un po' anche lì a Capodanno, no? Ho visto il video. Sei tanto pallido. Sai che sei cretino? Cos'è che hai? Ma no, non sei. Il pallore è pallido. Ma no, ma. Hai un bel colorito. Non gli dirò mai. Un po' forse acceso.
Sì, fa caldo qua dentro. Vabbè, che sono le volte che lui mi guarda. La pressione è perfetta. Fai vedere come fai. Olio e acqua a posto. Fagli però. Vedere come fai a controllarti. Guarda, questo, fagli vedere come fai a controllarti il cuore. Io sempre così, ogni tanto faccio così. Così intanto si tocca. Sì, ho le fisse. Monitorizzo il mio battito cardiaco, lo tengo sempre sotto controllo. Sì. Ma di cosa hai paura? Eh? Di cosa hai paura? Che si fermi, cazzo. Cioè, no. lo controllo per questo. È una vita d'inferno. No, ma allora, siccome ho avuto un periodo della mia vita dove un po' d'ansia. Dove insomma, si fermava? Un po' d'ansia. Quindi tanto mi è rimasto il vizio adesso, anche se non me ne frega più niente di stare a controllarmi. Però io mi rendo conto che ogni tanto sono così, col dito sul polso, poi faccio così, sento qui. Vabbè, passatempo, no? E poi mi chiede come sono. Sono pallido, mi vedi pallido? Spesso sei un po' pallido, no, in realtà. Guarda, sono pallido se sei pallido. Tu sei più diretto di qua, ti dico. Sei, Guarda, se vado di là ti prendo per mano e ti tiro dietro, guarda. So che voi non amate parlare di politica, però se vi dico casa di Monte Carlo, voi cosa mi rispondete? Piacerebbe averla. Anche a me. Anche a me piacerebbe. Se dico SPQR? SPQR mi viene in mente il film, quello di Vanzina. Ma... Tranquillo. Basta. Tu facevi il metal meccanico tanto tempo fa. Eri più Cislino o Cigellino? Cigellino. Cigellino. E come te la ricordi la fabbrica? Che ora entravi? Cioè, hai proprio lavorato in fabbrica seriamente? Sai cosa facevo? Stavo fuori. No, cioè, no. Vabbè, essere più CGL, ma scioperare sempre senza motivo. Cioè, non c'era. No, mi ricordo. Quanti anni hai lavorato in fabbrica? 7-8 anni. Beh, non pochi. Non pochi. Tanti. Ma di seguito, non andavo a casa la sera. Ha fatto un turno lungo. 7 anni di straordinario. Guarda, adesso... faccio un turno lungo così vado in pensione. No? Infatti, adesso è in ferie, sta recuperando tutte le ferie. Le 18 anni. Sono in ferie intensive adesso. Ma andavi a mensa o ti portavi la schiscetta? Mi portavo la schiscetta. Non e c'era cosa la c'era nella schiscetta? Panini, pasta, tutto. Forse ce l'ho ancora. No, Sergio Marchionne si presenta davanti ad Ale e gli dice: il mondo è cambiato, il diritto di sciopero va riformato. Tu come replichi? Dove sono gli altri due re magi? Marchionne era vero? Insomma, non c'è verso di farvi parlare di politica. È una scelta politica anche questa. Già, esatto. Avete detto che non farete mai un cinepanettone. No. Quando? Su Visto del 3 aprile 2009. Allora, no, no. La miseria. No, su Visto. Che dati no, perché lo faremo. A che ora? Quindi che ora? Lo volete fare un cinepanettone? No, se dovesse arrivare un'idea bella di una storia bella lo faremo. Perché no? No, non lo so, avevo letto. Sai, noi leggiamo tutto. Certo. Non può essere che l'abbiamo detto, ma noi smentiamo tutto. Ah, vabbè. Ma sì, ma no, non è vero. Perché? Il dito medio di Catalan esposto in Piazza Affari a Milano. Avete presente? Sì. Un ironico vaffa al mondo. Si discute se rimuoverlo o meno. Il sindaco Moratti chiede un consulto ad Ale Franz. Voi cosa dite? Teniamolo o rimuoviamolo? Il dito medio. Cosa facciamo, in Piazza Alessandro? Affari. Ma teniamolo. Sì, in Piazza Affari soprattutto lo terrei. Sì. Ma anche perché se uno passa dice cos'è quell'affare? Cioè, più che dirlo in Piazza Affari, cos'è quell'affare? Perfetto, no? È la morte sua. Esatto, la morte sua. Ti sei poi laureato? No, non ancora. Che figura. Vuoi darlo a me il dito medio adesso? No, però hai detto un anno fa che ti stavi laureando. Mi stavo laureando, ma non mi sono più iscritto all'università. E quanti esami ti mancano? 3. E la mamma cosa dice? Ti mancano solo 3? Non ascoltare, mamma. No, ce la farò ce più la avanti. Farai? Adesso faccio altre cose. Beh, sì, ho notato. Però... 500.000 sketch. È vero, adesso siamo un po' più... Però prima o poi ce la farò. Bravo, così ti voglio, prima o poi ce la farò. Sei molto pallido. Uno su 1.000 ce la fa. Tu sei andato, sai che le mani gelate, veramente. È vero. Beh, qui c'è una bella temperatura. Caldo fa, fa no, caldo, io, tu io sei... la faccio alzare molto. Caldo, tu. Io molto, perché sono anemica. Sono l'unica, perché questo fa un freddo negli studi televisivi. No, io ho pensato, magari ha una serra dietro delle orchidee, non so, vuole non farle morire, perché ho pensato... Questo caldo. Io soffro molto il freddo. Ah, veramente? Questo vediamo se l'avete detto davvero al Corriere. Mi piace tutto di Milano, anche il grigiore. L'unica cosa che non mi piace di Milano sono quei malmustus. Malmustus, questo ho detto io. L'hai detto? L'hai detto? Ho detto i malmustus.
Cosa sono? Fammi un esempio di malmostoso. Lui? No. Malmostoso sì, guarda questo. Come un brontolone. No, beh, allora basta, lascia stare che no, non mi vuole nada, no, lascia stare. Perché i milanesi fanno così? Sì, ma per strada? Vabbè, ma c'è gente che fa così, nel senso, se estremizzava un po'. In genere, il milanese brontola. Sì, malmostoso è malmostoso. Se vuoi, sei malmostoso. Franza è un po' malmostoso. Sono malmostoso. Più vecchio più lo diventa, vero o no? Parlato te. Oggi hai detto sono un vecchio cinico, ma hai detto. No, ho detto che sto invecchiando. No, non diventare cinico anche tu. No, non sto diventando cinico. TV. Uy, cinico TV. Prossimo assessore alla cultura di Milano, Elio o Dario Fo? Caspita, quella, beh, io direi andrebbero bene tutte e due, sarebbe una bella scelta. Diciamo che potrebbe iniziare Dario Fo. E poi magari proseguire tra 40 anni. Tra 40 anni non andrebbe male in nessuno dei casi. Vi dovete reincarnare, so che fa parte del vostro spettacolo. Ci reincarniamo. Maurizio Costanzo o Maria De Filippi? Tu? Tu chi scegli? Non lo so, c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che. Sono imbarazzato a scegliere, nel senso che. Vabbè, ti devi reincarnare. Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. Dai, tu Maria, perché uno deve fare Maria. C'è Maria. Ah. Non fare Maria, dopo mi tocca venire a letto con te. Cioè, anche lì, anche nella vita prossima dobbiamo stare insieme. Scegli un altro. Tu, no. Berlusconi o Veronica Lario? Veronica Lario. Veronica Lario. Ma tutte e due Veronica. No, perché ho fatto prima. Ah, no, beh. Sai perché? Ho fatto due donne. No, perché ha dei buoni alimenti, penso. Una bella casa. Ma nello spettacolo la cosa della reincarnazione, cioè immagino sia una rottura di scatola, no, stavi dicendo. Una cosa lunga, cioè, si può fare, sì, no, faccio quella che mi fai minuti. Quella di... No, beh, in pratica due che si trovano in questa sala d'attesa ipotetica della reincarnazione e uno rinasce elefante e l'altro rinasce cacciatore, capito? Però nella vita precedente si erano già incontrati. E vabbè, che te frega. Però tu sei tremendo, lo credo che lui è ansioso. Cioè, ti controlla. Sì, mi controlla, mi tocca, mi dà fastidio, malmostoso. No, ma lo capisco però se sei sempre in ansia. Perché tu lo giudichi. Sei 20 anni così. Lo giudico? Sì, stai lì e lo giudichi. Nessuno mi può giudicare, neanche tu. Si presenta Steven... Scusa, ero un attimo in Piazza della Borsa. Piazza Affari. Dicevo... Ah no, Franz, come reagisci se un altro comico seduce il tuo partner? Cioè limona, no? No, se insomma vuole lavorare con un altro. E dico in bocca al lupo, vado in vacanza per un po'. Sì, non sei geloso. Vado ai sindacati. Vado alla CGL. Sindacato alla CISL e alla WIL. Sei mai stato tentato di fare uno show senza di lui? No, ma lo faccio a volte, al mattino presto. Ho un teatro tutto mio, lui non lo sa, lo dico qua adesso a tutti, venite dalle 8 alle 8 e mezza. L'Ale Show. Come saresti senza di lui? Come sarei senza di lui? Innanzitutto non c'è un rompivale che continua a farti così, sarei un po' più tranquillo. No, non lo so. Sarei... non lo so, non ci ho mai pensato. E tu? Che orecchie rosse che ho io. Per ascoltarti meglio, no, noi siamo benissimo. Okay. Ah, sì. Non lo so, è una cosa così... Cioè, io, anche oggi dicevamo... che non è che siamo due attori che lavorano insieme. Che bel ritmo che hai, dai, su. È un attimo. Sono una cosa di testa, la testa deve funzionare. Ah, quindi ci devi pensare tu, a lungo. Stucca il tavolo un attimo. No, dico, noi abbiamo iniziato insieme, un percorso che stiamo facendo insieme, quindi... Ah, sei serio adesso? Allora aspetta. Come sì. Serio? Senti, Dario, senti, gioca con la telecamera del signore. Hai dei cleaners che sai, sono un po' con me. Adesso li chiamiamo. Per cui è una cosa che va oltre il palco, sai, un'amicizia. Sono molto commossa. Fammi la musica di Porta a Porta. Sai, è iniziato 18 anni fa. Sì, a me ormai... Ma quando lui faceva il metalmeccanico, tu, fighetto, studiavi? Sì. No, chiedo. No. No. No, suonavo, finito l'università, scusa. E cosa facevi? Facevo tante cose. Lavoravo nel sociale. Che bravo. E già che mi ricordo facevi l'educatore. Sì, e poi lo faccio ancora. Che bello, bravo, intelligente, buono. Hai visto? Che palle, eh? Ti capisco. La macchina rigata. Ah, la macchina rigata. Allora, se vuoi uscire te lo tengo un attimo. Te lo tengo. Come no, dai, vi saluto insieme. Sempre insieme tutta la vita, mi raccomando. Certo. Non possiamo fare a meno di noi. Noi ti aspettiamo a Roma il 26 ottobre. Ah, ci verrò. Dai, 26 ottobre. Dal 26 al 31, puoi scegliere. Mi raccomando, non posso venire il 31 dicembre così risolvo il problema del Capodanno? Sì, a Milano però. Allora facciamo a Capodanno. Grazie. Così risolvo il problema. Grazie a voi. È stato un piacere. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie mille.